Buongiorno, ben ritrovati con TRG Mattino, giovedì 9 aprile, nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa e approfondimenti mattutini, soprattutto per quanto riguarda questo periodo largamente condizionato per quanto concerne l'emergenza sanitaria legata al Covid-19. E partiamo allora subito con le prime pagine dei quotidiani regionali, Corriere dell'Umbria, che titola sotto la testata altri 20 milioni di cassa integrazione. Seconda tranche per l'Umbria che dopo meno di 7 giorni è già a 4 milioni sotto la dotazione, si legge. E poi la fotonotizia che concerne l'azienda Flignate Muzzi che regala uova e colombe a ospedale e Prociv, si legge per l'appunto sul Corriere. Ancora in primo piano l'incendio nella casa di Mario Draghi a Città della Pieve, poi ancora aumentano il numero dei guariti, di nuovo più contagi, anche sono stati fatti più tamponi, dunque bisognerebbe vedere anche in questo caso le statistiche reali, ma decessi in calo, comunque notizie in parte positive per quanto riguarda la tendenza del virus. Truffe online e spaccio in casa, i reati al tempo della pandemia, il questore di Terni, anche la criminalità è in crisi. E poi pescano di frodo, 30 carpe al lago, scatta multa da 4.000 euro, operazione dei carabinieri forestali a Tuoro sul Trasimeno. Ancora parte da Perugia la sperimentazione di un nuovo farmaco, lo studio guidato dal professor Roberto Gerli, proviamo a bloccare il morbo con la colchicina prima che i pazienti si aggravino, dichiara a Città di Castello. Suore di clausura aprono pagina Facebook, a Gualdo Cattaneo positivi Covid monitorati a domicilio. In Umbria ancora altri 26 contagiati, 50 le vittime totali, Marciano, Farina, gli ordini salgono del 500%, si legge dunque. Questo per quanto riguarda le notizie sul Corriere, che per quanto concerne lo sport scrive Grifo, ok tagli, Sir, stagione finita come deciso dalla Lega Volley. Andando invece sulla Nazione regionale, il primo piano con la fotonotizia, il contagio è in discesa, indagine scientifica regionale sancisce un dato lusinghiero, quello che dicevamo prima, il rapporto fra tamponi fatti e contagiati. Giove Castelgiorgio, le emergenze preoccupano, i contagi nelle piccole realtà, soprattutto nel Ternano, a Porano positive altre anziane religiose del convento. Obbligo di mascherina appena sotto la testata, i prezzi variano e c'è anche chi specula. La regione adesso l'ambulatorio diventa mobile, poi vedremo proprio il servizio con cui abbiamo aperto ieri il nostro TG che parla proprio di questo. Gualdo Tadino, il sindaco Presciutti, definito il decisionista, tutto chiuso per Pasqua, dichiara l'Istituto Serafico di Assisi, l'emergenza non ci ferma, sempre vicini ai nostri ragazzi. Ancora nel taglio a sinistra, Città di Castello, la clausura al tempo del Covid, le suore sbarcano su Facebook. E poi anche la psicologa che fa, una psicologa che fa un tracciato, questo male un alleato, che si chiama solitudine, se ne parla all'interno. Nel taglio in basso, l'inchiesta Umbra sulla sanità, svolta epocale, la relazione della procuratrice regionale della Corte dei Conti, Franca Viglia, in foto. Passiamo invece alla prima pagina del Messaggero regionale. Coronavirus, mai tanti guariti in un solo giorno. Altri 31 pazienti hanno sconfitto il virus, 120 in tutto regione. Scatta l'ambulatorio mobile per i tamponi. Rischio di zona rossa, parliamo di Giove nel Ternano e picco di infetti. Esplode il contagio tra gruppi familiari, si legge. Dunque, questo per quanto riguarda le notizie principali sul Messaggero. A Perugia ancora, ecco perché il Covid-19 non è sfuggito di mano nella regione. Intanto le mafie approfittano della nuova povertà, effetti collaterali del coronavirus, mentre a Gubbio chiesa aperta e scoppia la bagarre, se ne parla all'interno. Ancora l'intervista, poi lo psicologo, i social anti paura, si legge, mentre nel box a destra, suore positive a Porano, il Papa invia l'elemosiniere, caparvi della Lega, collaboriamo, mora basta, tiro al piccione, dichiara per l'appunto Caparvi. E poi Perugia, dietro fronte mascherine consigliate.
si legge per quanto riguarda la città perugina. Nel taglio in alto dunque del Messaggero, appena sotto la testata, le notizie anche di carattere sportivo: Perugia, stipendi, grifoni presi tra due fuochi, infuoti il presidente Santopadre. Qui invece Bandecchi e Tagliavento che rappresentano la Ternana, i calciatori si tagliano spontaneamente lo stipendio per quanto riguarda le fere, e poi il personaggio è Pier Giorgio Conti, io corro su e giù per le scale del palazzo, dichiara il podista. Questo per quanto concerne dunque le notizie in primo piano sulle prime pagine dei quotidiani regionali in questo giovedì 9 di aprile. E allora facciamo ora anche un giro sui portali online, partendo da www.trgmedia.it, con in primo piano la regione che attiverà ambulatorio mobile per tamponi. Qui anche una foto della riunione effettuata ieri a Foligno tra le parti, in tutta sicurezza, distanziati tutti con le mascherine ovviamente. E poi scorrendo tutte le altre notizie per quanto concerne la nostra emittente, con il nostro archivio video sempre aggiornato per quanto concerne www.trgmedia.it dunque. E poi ancora con gli altri siti internet regionali, tornando a Umbria 24, che conferma la tendenza che vede l'Umbria in discesa, come si può leggere, calo degli attualmente positivi, dei decessi e dei ricoveri. Dunque buone notizie sicuramente negli ultimi dati che poi sentiremo. Anche il racconto di Anna Scani, viceministro, che ha avuto proprio a che fare in prima persona con il coronavirus, ha avuto paura, ho perso l'olfatto, ma ora sono guarita, ha dichiarato Ascani. Questo dunque in primo piano per quanto concerne ancora Umbria 24. Passiamo a tutt'oggi.info, facendo il punto anche un po' sulla situazione generale. Si legge anche qui: coronavirus in Umbria, più 26 casi, ma guariti di più, meno ricoveri. È vero che ci sono stati più positivi rispetto a due giorni fa, 16 in più, ma anche fatti, come detto, molti più tamponi per quanto riguarda l'Umbria. I sanitari a casa dei pazienti, Covid, la nuova iniziativa dell'azienda sanitaria partita proprio da Foligno. A Perugia 4 nuovi positivi, ma anche 10 guariti per quanto riguarda per l'appunto il capoluogo di regione. A Città di Castello altri 5 guariti, in arrivo 7.000 mascherine e tampone intera. Betti, ha dichiarato il sindaco Bacchetta, riportato da tutt'oggi.info per l'appunto. Questo ancora andando invece in Alto Tevere, proprio a TV Report, che apre con anche qui la notizia di San Domenico, scrigno di fede, arte e storia, si prepara a festeggiare il 7° centenario della Beata Margherita, si legge su TV Report. E poi ancora: più controlli nelle prossime festività pasquali, riunione in prefettura del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ovviamente questo per quanto concerne dunque ancora a TV Report. E chiudiamo questo nostro giro andando anche nel Ternano, una delle aree, come detto, più flagellate dal Covid, sia per quanto riguarda i positivi che per quanto riguarda purtroppo i decessi, tra Terni ed Orvieto. Andiamo allora a vedere umbriaon.it, che apre con il lieve calo dei totali positivi per l'Umbria, nuovo ospedale da campo. E ancora Corte dei Conti, sanità umbra era condizionata, si legge anche sul portale Umbriaon. Covid, Giove verso la zona rossa, si legge, preoccupa dunque la situazione della cittadina ternana per quanto riguarda il coronavirus e la possibilità di essere un'altra zona ad alto rischio dopo che già lo è stata la frazione di Pozzo a Gualdo Cattaneo, ricordiamolo, di fatto divenuta zona rossa. Chiudiamo con Gualdo News allora questa parte dei siti internet. La messa di Pasqua dalla chiesa di San Benedetto in diretta su TRG e Gualdo News, si legge. E poi ancora donazione dei portalettere di Gualdo Tadino a favore del Banco di Solidarietà, sigillo, guarito il paziente affetto da Covid-19 ricoverato in ospedale. Questo dunque per fare il punto anche con i siti internet
della regione principale, dunque, che abbiamo visto coprendo un po' tutte le varie aree. E allora ripartiamo con i quotidiani, le notizie in primo piano, partendo da quelle di carattere spiccatamente nazionale, perché ovviamente parliamo di una pandemia, come ben saprete, e dal Corriere dell'Umbria in primo piano il virus nelle case di riposo, la strage continua, un'altra problematica assai probante. Al Trivulzio di Milano, 110 decessi nell'ultimo mese, istituita una commissione ad hoc, aperta un'inchiesta anche a Vercelli, dunque in Piemonte. Nasce intanto il manifesto orizzontale dell'ospitalità della tavola, oggi web meeting nazionale per quanto riguarda l'enogastronomia nel box. Intanto, tornando a parlare del virus, il rialzo i contagi ma diminuisce il numero dei morti, questo il bilancio complessivo, dunque, che poi vedremo anche nel dettaglio. Per quanto concerne altre notizie significative in Italia, questa ovviamente riguarda la cronaca: a Massa Carrara crolli il ponte sul fiume Magra, feriti gli autisti di due furgoni. Tragedia sfiorata al confine fra Toscana e Liguria, aperta anche un'inchiesta, qui un'immagine proprio del ponte crollato, infrastruttura di 258 metri che collega le province di Massa Carrara e La Spezia, il cosiddetto ponte di Caprigliola. Mentre a Milano, Moratti di Ubibanca, il rallentamento dovuto al Covid non ci fermerà, dichiara il presidente della banca all'assemblea dei soci, parliamo di Letizia Moratti. Passiamo invece alla Nazione, in foto il Premier Conte, sospese le tasse ma non per tutti, le grandi aziende tagliate fuori. Lo Stato non consente il rinvio di IVA e contributi a chi fattura più di 50 milioni di euro, si legge sulla Nazione. Le imprese potrebbero essere costrette a usare i finanziamenti d'emergenza per pagare le imposte. E ancora liquidità, il decreto ancora non c'è, sempre sulla Nazione, procedure complesse per avere i soldi, si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A 3 giorni dal via libera il provvedimento non operativo, firmato invece per quanto riguarda quello della scuola, in foto Roberto Gualtieri, ministro dell'economia e delle finanze. Il bollettino poi della Procive, più di 2000 guariti, un record, sempre meno casi di rianimazione, per fare il punto un po' in tutta la penisola. Continua ad abbassarsi anche il numero dei morti, contagi in lieve risalita, ma aumentano i tamponi. Lombardia, si alleggeriscono le terapie intensive, pazienti dimessi, bene Emilia Romagna, Toscana e Marche. Qui un po' il quadro dei casi, regione per regione, dal punto di vista anche numerico in Italia, e ovviamente un trend che sembra andare in miglioramento. Il focus sulla Toscana, oltre 60.000 tamponi, ieri il primato di esami, Rossi apre ai privati. Ancora con il governo che chiude i porti, sbarchi pericolosi, ancora arrivi di migranti a Lampedusa, l'ex sindaco Nicolini, l'isola non ce la può fare, qui in foto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. E passiamo invece al Messaggero. Il braccio di ferro sulle riaperture imprese, sono tre le fasce. Il pressing da parte di Confindustria in 4 regioni del nord, fare in fretta o si chiude. L'OMS, un errore, così sacrifici vanificati, attività mappate per indici di pericolosità, si legge sul Messaggero. Il commissario dell'Unione Europea, Kyriakides, chiama speranza, preoccupazione per l'allentamento delle misure, si legge sul Messaggero. E poi test sierologici, il ministro frena, non ci saranno patenti di immunità. Il monitoraggio a campione servirà solo a capire quante persone sono entrate in contatto con il virus, dunque. Le aziende ripartiranno nelle aree meno a rischio, si legge sempre sul Messaggero. I tormenti di Conte sull'avvio della fase 2, nuovo DPCM con conferma del lockdown, della cosiddetta chiusura, dunque a maggio, fine del blocco per le produzioni in base a criteri di zona e non per settore, si legge per l'appunto sul Messaggero. Vertice con i capi delegazione aggiornata ad oggi, critiche dei pentastellati, politica commissariata dagli scienziati, si legge. Dunque, ancora poi l'intervista effettuata a Luca Richeldi, primario di pneumologia ai Gemelli di Roma, effetti deleteri se riprende tutto subito, l'andamento è ancora imprevedibile, dichiara il medico che ancora lancia il suo monito, servono cautela e prudenza, test sierologici utili, ma non si potrà decidere solo su questa base, servono tempi tecnici, questo dunque il parere di Richeldi. Ancora poi le misure, app in arrivo, anonima e su base volontaria, l'anarchia delle regioni, selezionata la shortlist delle aziende in grado di fornire il sistema di tracciamento dei contagi, l'allarme di Soro centralizzato o inutile. Bruxelles chiede agli stati membri di allineare i dispositivi entro il 15 di aprile, questo ancora sul
Messaggero, che fa anche la fotografia dell'Italia. Il record dei guariti, l'epidemia è a più velocità. Ieri hanno sconfitto il Covid-19 in 2099. Galli, virologo, in Italia almeno 1 milione di infetti. La curva del contagio cambia a seconda delle regioni, giù in Emilia, ma sale ad esempio in Puglia. Il lieve cali decessi, 542 i numeri sulle case di riposo, il 37,4% delle vittime per colpa proprio del morbo. Questo dunque sul Messaggero. Ancora l'intervista ad Andrea Crisanti, direttore dell'unità operativa di microbiologia e virologia di Padova. Manca ancora un farmaco vero, come accadde per Ebola e SARS. In questa fase non abbiamo una terapia che funzioni al 100%, dichiara l'epidemiologo. Dunque, passando ancora al Messaggero, l'intervista a Guido Silvestri, capo dipartimento di patologia alla Emory University di Atlanta in Georgia. La tregua arriverà in estate, solo allora batteremo il virus. Questo di fatto il suo verdetto, lo scienziato italiano dell'Università di Atlanta. Grandi progressi nella ricerca, il Covid-19 ha dei punti deboli, non muta velocemente e non si nasconde nel DNA, dichiara per l'appunto Silvestri. Ancora, abbiamo un armamentario tecnico senza precedenti che stiamo scatenando contro l'infezione. Queste dunque le sue parole. E poi ancora, 50 team a caccia del vaccino, test sull'uomo per il siero di Bill Gates. Si legge, con il gruppo di ricerca in tutto il mondo, tra cui due società di Pomezia e Castelromano, previsti tempi brevi anche su questo. Ancora, le società ed il virus, i giovani pronti ai sacrifici, una spinta al cambiamento. Nel sondaggio Ipsos per l'Istituto Toniolo, ecco come gli under 35 vivono l'emergenza. Il 30% vede opportunità prima impensabili, il 51% apprezza di più la vita, preoccupa però ovviamente il lavoro. Giudizi soprattutto positivi sulla qualità delle relazioni familiari e del servizio sanitario. Cresce la fiducia anche nella scienza. I timori principali sono quelli per la formazione di chi studia e la competitività delle imprese. Questo dunque per quanto concerne i giovani. E poi la ripresa scaglionata pure in Vaticano, in foto Papa Francesco, smart working e turni a Santa Marta. Il Papa nomina una commissione per preparare la fase 2, iniziative nelle aree più colpite dal Covid. Questo per fare il punto sulla pagina nazionale. Passiamo dunque alla pagina regionale, con in primo piano sempre il coronavirus. In foto l'assessore Fioroni, regionale al lavoro, sia ad altri 20 milioni di cassa integrazione. Secondo riparto per l'Umbria, sul Corriere ancora la prima tranche finita in meno di una settimana, si legge. Sono 4.700 i bar e i ristoranti chiusi da un mese, con il commercio di fatto paralizzato. 26 contagi in più, ricoveri ancora in calo, decessi a quota 50, come si può vedere anche dal grafico che testimonia il bilancio dell'infezione. 1.289 contagiati a ieri, 3.878 in osservazione, 196 ricoverati, 120 guariti, 50 i morti. Guariti aumentati in un solo giorno di ben 31 unità. Per quanto concerne poi l'ordinanza antiassembramento per Pasqua, potenziati controlli, l'ANCI, in foto Francesco De Rebotti, che è presidente ANCI nonché sindaco di Narni, chiede di chiudere alimentari e negozi di vicinato domenica e lunedì. La prefettura di Perugia annuncia più pattuglie in strada. Poi le parole da parte di Roberto Gerli, per l'appunto professore e presidente della Società Reumatologia Italiana. Bloccare il coronavirus prima dell'infermazione devastante. Parte la sperimentazione con la colchicina e parla proprio Gerli su questo. La novità è quella dell'ambulatorio mobile, tra poco lo vedremo, le immagini con le interviste. Via ai tamponi a domicilio, per capire cosa è l'ambulatorio mobile. A breve vedremo il servizio curato ieri dalla nostra emittente. Castellucci, intanto va avanti la semina. Noi contadini non ci arrendiamo. La storia dell'azienda Brandi Marte, risorta dopo il sisma, è ora di nuovo nell'impasse per il Covid. I carabinieri poi nel box a destra portano aiuti alle famiglie che sono in difficoltà. Organizzata anche una raccolta fondi dunque. E poi la denuncia del sindaco della zona rossa Valentini, troppi in coda alle poste, così si favorisce il contagio. Questo a Gualdo Cattaneo. In breve dalle varie regioni, in Piazzale della Pace a Foligno, il messaggio dell'asilo nido Prucomela: andrà tutto bene con questo striscione. Perugina, che regala 90.000 uova di Pasqua al banco alimentare a Todi, donazione dei bambini dell'asilo. E poi nuova illuminazione invece a Passignano sul Trasimeno. A Orvieto, pazienti oncologici, trasporto è garantito. A Vigliano Umbro dunque la torre dell'acquedotto colorata con il tricolore
colore, ad Amelia riaperti i termini per i buoni spesa, a Costacciaro contributo per il comune, ad Umbertide silenzio assoluto e deserta, piazza Matteotti la principale cittadina, ancora buoni spesa a Campello sul Clitunno, a Gualdo Tadino sanificazione delle strade fatta nella notte tra martedì e mercoledì dai vigili del fuoco di Gaifana, e si cambia anche per quanto riguarda la distribuzione dei rifiuti a Gualdo, sanificate anche le strade a Nocera Umbra. Questo è il punto dunque sul Corriere, passiamo alla Nazione. Virus, la discesa sempre iniziata, malati sempre meno contagiosi, dati incoraggianti da un'indagine scientifica, il fattore R0 passa da 2.6 di inizio crisi a quota 0.83, ma gli esperti si raccomandano, è il momento di insistere, non abbassiamo la guardia. Qui il grafico proprio che testimonia la tendenza a scendere dei soggetti, a salire ovviamente dei soggetti attualmente positivi tra marzo ed aprile. L'efficacia dell'isolamento sociale e il buon funzionamento della sanità sono fattori decisivi, anche i dati più recenti sembrano confermare questo calo significativo del morbo, legge. La Regione mette in strada un ambulatorio mobile per affrontare l'emergenza, ancora mascherine obbligatorie, ma occhio ai prezzi, le chirurgiche vendute fino a 2,50 euro, le FFP2 arrivano a 12 euro, ma c'è chi specula, le associazioni dei farmacisti vigilano proprio su questo. Poi ancora 900 aziende chiedono di ripartire, numerose le domande presentate alla prefettura, intesa tra associazioni, sindacati e Fiamme Gialle, mentre in dono al comune 200 dispositivi, il brand Antonia le consegna all'assessore Merli a Perugia. Poi le parole sono quelle che arrivano dal Serafico di Assisi, siamo la loro famiglia, non li abbandoniamo. Al Serafico di Assisi l'emergenza è gestita garantendo la continuità dell'assistenza ai ragazzi disabili gravi, parla proprio la presidente Di Maulo per quanto concerne l'istituto assisano. Qui proprio Papa Francesco in occasione della storica visita fatta all'istituto Serafico, misure di sicurezza, 6 residenze diverse senza contatti tra loro, ognuna con i propri operatori specifici, questa la gestione. Le parole anche di Coldiretti, agriturismo in crisi, servono interventi. Altro aspetto ovviamente collegato, quello della crisi economica in vari settori. Poi ancora a Porano, il Papa regala mascherine alle suore, inaspettata visita dell'elemosiniere cardinale Konrad Krajewski, che ha portato con sé i doni del pontefice per le religiose. Qui in foto proprio Krajewski, elemosiniere del Papa. Ancora più controlli durante le festività, rischio infiltrazioni per le imprese, riunione in prefettura del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, rafforzata la vigilanza, si legge. Ancora, il virus ha un alleato che si chiama solitudine. La psicologa Innocenza Ritacco scava nella paura più grande indotta dall'emergenza e fornisce consigli per uscire dal tunnel. Dagli anziani alle famiglie monogenitoriali fino ai ricoverati c'è anche un numero verde, una vasta platea dunque per quanto riguarda la gestione anche emotiva del virus. La disposizione intanto a Pasqua e lunedì, negozi tutti chiusi per quanto concerne la lettera inviata dal presidente di ANCI De Rebotti. Ancora, la privacy al tempo del virus, esperte confronto, dalla geolocalizzazione ai droni, focus sul rapporto tra salute e riservatezza. Ancora le suore di clausura che sbarcano su Facebook, città di Castello, dopo 4 secoli di silenzio, il monastero di Santa Veronica Giuliani apre ai social, siamo tutti sulla stessa barca, si legge. I postini, occhi e gambe di chi non può uscire, Paolo Ricci, portalettere da 40 anni, racconta, mi manca il contatto con le persone ma cerco di aiutare chi ha bisogno, altre storie dunque tutte relative al virus. Passiamo al Messaggero, reagenti ok, tamponi a tappeto, 31 guariti in un giorno. Scatta l'ambulatorio mobile per raggiungere in ogni angolo della regione a fare i test. I medici di base compileranno la ricetta elettronica e poi arriverà il camper dunque. Ancora, sala 120, il numero dei pazienti che hanno contratto il virus e hanno 2 tamponi negativi. Ancora le parole anche del professor Stracci, abbiamo evitato che il virus ci sfuggisse di mano. Contagio verso l'apice, erano 36 i nuovi casi, ma i malati scendono, così si legge ancora sul Messaggero. L'economia e il virus, quindi sempre sul Messaggero, pagine regionali, la nuova povertà scatenano le mafie, le nuove povertà ovviamente scatenano le mafie, task force, antiusura, vertice in prefettura, la crisi di liquidità da Covid-19 va continuamente monitorata, Pasqua sicuri, innalzamento dei controlli, anti-evasioni e sensibilizzazione dei cittadini dunque. Ancora, bar o ristoranti, 5.000 a rischio chiusura, l'allarme lanciato dalla FIPE con le parole anche di Romano Cardinali, proprio il presidente FIPE regionale, contributi a fondo perduto, dichiara.
Chiara. L'intervista poi è del deputato segretario regionale della Lega, Virginio Caparvi. Collaboreremo su proposte di buonsenso, ma la smettano di sparare sulla regione. Melasec dovrebbe dimettersi dal Consiglio, Salvini è stato chiaro, ma ora c'è un'emergenza, ha dichiarato per l'appunto. E poi lo psicologo, contro la paura tenetevi in contatto sui social. Le parole da parte di Giovanni Mancini, psicologo della ASL 1, pesa la distanza dai familiari, medici e infermieri, stress da contagio, da rischio contagio. L'emergenza terremoto si gestisce stando insieme, qui il nemico è vicino, dichiara Mancini. Sul lago Trasimeno pesca fuori legge, super multa e sequestro. E poi così possiamo aiutare i locali che amiamo. Il sindacato di polizia SIULP, doniamo tutto in parte, l'equivalente del mese di colazioni e pause pranzo non fatti ai gestori di fiducia. Con l'associazione allo studio mappatura delle attività chiuse da pubblicare sui social, somme direttamente sui conti delle attività, si legge. Sempre a Perugia ha bloccato un negozio preso a spasso con la droga, si legge sul Messaggero. Questo per la prima ampia parte relativa proprio al coronavirus, sia nazionale che regionale. Il punto invece per quanto riguarda gli ultimi dati relativi ai contagi, guariti e quant'altro, i numeri di fatto del virus nella regione, e poi anche il punto sul nuovo ambulatorio mobile presentato ieri a Foligno e di fatto con l'accordo firmato per attivarlo quanto prima nel servizio. Vediamo. Anche l'Umbria avrà un ospedale da campo, completamente autonomo, dotato di tutti gli strumenti medici per l'emergenza, comprendente sala operatoria, 4 scomparti, di cui 3 per la degenza e 1 per i medici e personale, e una capacità di posti letti di circa 30 posti dediti alla terapia intensiva. Il tutto installabile in qualsiasi parte dell'Umbria in 24 ore per emergenze legate a possibili nuove ondate di Covid-19. Un errore nella messa in onda. Allora continuiamo con la nostra rassegna stampa. Questo era un servizio relativo all'ospedale da campo che è stato presentato per l'appunto 2 giorni or sono. Allora continuiamo parlando proprio delle altre notizie relative per l'appunto a ciò che riservano i quotidiani odierni, ripartendo proprio dalle pagine del Corriere dell'Umbria in ottica regionale, sempre tutte notizie molto legate al Covid-19, come le mascherine in tutti i negozi e uffici. Il Comune non vara ordinanze ma stila una nota di raccomandazioni per l'uso di dispositivi di protezione. Chiusi i cimiteri, 3.000 domande, la Giunta rimodula il bonus spesa, si va dai 150 ai 600 euro a famiglia, si legge per l'appunto. Ancora consuntivo ad oltre 99 milioni, il valore più alto dal 2007. La Giunta approva il bilancio, il commento di Bertinelli, assessore ai conti, ridotta la spesa corrente, investimenti a quota 110 milioni. La cronaca ancora con lite vicino alla caserma, nigeriani in manette, l'arresto ieri a Perugia, altro 86 multe anticontagio, intanto chiuso locale, una denuncia sempre nel perugino per l'appunto. E poi prima di vedere, ora ce l'abbiamo il servizio sull'ambulatorio mobile, le parole da parte di Franco Cicogna, amministratore delegato di Pegaso 2000, così la nostra piattaforma facilita l'accesso al credito. Cicogna parla del nuovo servizio per semplificare le iniziative del Cura Italia. Nella sua intervista per l'appunto spiega come grazie a Pegaso 2000 si è più rapido e semplificato l'accesso al credito agevolato previsto dal decreto Cura Italia, sul Corriere odierno. Questo per quanto riguarda anche le notizie di taglio regionale sul Corriere. Prima di passare a quelle degli altri quotidiani, vediamo allora, possiamo vederlo il servizio sull'ambulatorio mobile e i dati ultimi relativi al virus arrivati nella giornata di ieri, vediamo. Ottimismo e speranza. Secondo i dati diramati dalla regione, in Umbria calano gli attualmente positivi, ovvero il numero totale degli ammalati, senza contare guariti e morti, passando da 1125 a 1119, raggiungendo così il suo minimo storico. Aumentano considerevolmente anche i guariti, passati da 89 a quota 120. Calano i ricoveri e non si registrano incrementi neppure nella terapia intensiva. Ben 407 le persone uscite dall'isolamento, mentre aumentano i tamponi fatti ai
pazienti sospetti, anche se di poco rispetto a quanto ci si augurerebbe, 130 in più di martedì per un totale di 832 in un giorno, cifre che possono far sperare l'inizio di una discesa dei contagi in linea con ciò che accade nell'intera penisola, nonostante rispetto a ieri i contagi sono aumentati di 16 unità, arrivando così ad un totale di 1289, perché seguendo il calcolo del fattore R0, che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva, utilizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, in Umbria dopo diverse settimane è finalmente sceso sotto il valore 1, che in soldoni significa che ogni positivo contagia meno di una persona, nonostante ci sia purtroppo da segnalare un nuovo decesso nelle ultime 24 ore, una donna 78enne di Umbertide deceduta nel nosocomio di Città di Castello, che fa lievitare il computo totale a 50 dall'inizio dell'epidemia. 3 positivi in più e 92 totali a Città di Castello, 25 ad Umbertide, 34 a Foligno e 31 ad Assisi. A Gubbio sono 69 i positivi, di cui 23 clinicamente guariti. A Gualdo Tadino restano 7, con 3 clinicamente guariti. Firmato intanto a Foligno, nel centro regionale della Protezione Civile, un accordo che impegna la Regione ad attivare nei prossimi giorni un ambulatorio mobile, grazie al quale sarà possibile raggiungere il 100% della popolazione interessata e soprattutto quanti hanno difficoltà di movimento, come anziani o disabili, per poter eseguire tamponi per verificare la positività al Covid-19. E quanto prevede l'accordo sottoscritto tra la Regione, le USL Umbria 1 e 2 e le associazioni di volontariato sanitario dell'Umbria AMPAS, Coordinamento Misericordia Umbria, Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale Umbria, riuniti nel Comitato Unico di Coordinamento Servizi Sanitari dell'Umbria. All'attività dell'ambulatorio mobile saranno dedicati 2 camper sanitari, 6 ambulanze da trasporto tipo B, dei 4 e 6 mezzi da trasporto di materiali biologici e un'autostaffetta, ossia un'automedica dedicata all'effettuazione di tamponi a domicilio. Le ambulanze ed i camper verranno allestiti con la creazione del vano sanitario, di un percorso sporco e un percorso pulito, e dotati di dispositivi di refrigerazione per la conservazione dei tamponi durante il trasporto. Io credo che questo sia un protocollo molto importante per la Regione, che come dire, dà prestigio, ulteriore prestigio, sia a Croce Rossa che ad AMPAS e a tutte le croci che partecipano a questa, come dire, a questo servizio fatto sul territorio, visto considerato che ci troviamo in presenza di una pandemia, che c'è necessità spesso e volentieri di andare a far tamponi presso il domicilio piuttosto che in auto, evitando quindi che ci siano possibili contaminazioni, possibili infezioni, e i nostri volontari si offrono proprio a fare questo servizio. Sono più automezzi che circoleranno per tutta l'Umbria, nelle due province, che renderanno un servizio fondamentale in questo momento, dove i tamponi orofaringei servono assolutamente per andare a definire, per fare una fotografia reale dell'infezione, del suo aumento piuttosto che regressione. È un impegno un po' diverso da quello solito al quale è abituata la Regione. Abbiamo studiato, abbiamo pensato che era importante proporre nella Regione una presenza diversa del volontariato in questo momento, perché è un momento sanitario diverso, un'emergenza, quindi noi siamo pronti a stare su tutto il territorio a disposizione delle aziende sanitarie e proveremo a fare il nostro meglio nella mappatura dei tamponi in tutta questa Regione. Speriamo di essere utili, quindi speriamo che questo sia un nuovo inizio per una nuova tipologia di lavoro anche tra le associazioni e la Regione Umbria. Questo dunque il punto sull'attivazione del nuovo ambulatorio mobile nella Regione, anche con le parole di Luca Coletto, assessore alla Sanità regionale, e di Scura, nonché presidente regionale della Croce Rossa Italiana. Passiamo allora alle notizie perugine, di fatto regionali, spiccatamente sulla Nazione, con il cioccolato della Perugina agli operatori del pronto soccorso, la Dolce Solidarietà, Fondazione Olivi, sostegno economico per le famiglie dei pazienti disabili, e poi dopo Covid rientro in classe degli studenti, l'università propone un corso, agli insegnanti saranno forniti gli strumenti migliori per accogliere i ragazzi. Ancora raccolta fondi, Filosofi Amo dona 3.000 euro alla terapia intensiva, l'idea, poi video degustazione di buon vino con l'enoteca Gio, e poi ancora iniziativa di Confagricoltura, prodotti agricoli a domicilio, qualità direttamente a casa. In via Pellicciari invece mano tesa ai bisognosi, cassette di cibo per chi è in difficoltà. Questo dunque per quanto riguarda anche
la Nazione. Andiamo invece al Messaggero con anche qui Perugia in primo piano, dietro fronte per le mascherine, niente obbligo, solo consigliate, si legge sul Messaggero. Bonus spesa, 3.000 domande, si cambia, nuovo avviso, c'è tempo fino alla mezzanotte, ticket da 150 a 600 euro, un aiuto anche dall'iniziativa della spesa sospesa. Dunque qui nel grafico i numeri utili per l'emergenza Covid, ancora arriva un nuovo sistema d'allarme per le emergenze, ecco i messaggi vocali, si legge. Poi ancora Perugina, solidarietà a colpi di cioccolato, e poi Comune, adesso il bilancio è quasi in ordine, si legge sempre sul Messaggero. Quindi il racconto, suonano le campane e il prete dà la benedizione dalla finestra, Don Francesco Verzini qui in foto, che appunto ha come sfida la preghiera della colazione di Pasqua e si scaricherà anche online per l'appunto la sua benedizione. Questo per quanto riguarda dunque le notizie nella regione. Torniamo allora invece alle pagine del Corriere dell'Umbria, partendo dai comprensori per quanto concerne il Corriere, partendo per l'appunto dalle pagine del Lacustri di Castiglione sul Lago. Si legge: studenti senza computer, la scuola ne presta 21 per seguire le lezioni online, sono stati consegnati a domicilio dalle associazioni del volontariato impegnate sul campo. Scoperti pescatori di Frodo con 150 kg di carpe, sono stati sorpresi dai carabinieri forestali nella frazione di Borghetto a Tuono sul Trasimeno. Invece, ancora andando ad Assisi, donato ventilatore polmonare all'ospedale, lo facciamo per nostro figlio che è in cura al Serafico, ci sentiamo assisani di adozione. Le associazioni si mobilitano per raccogliere fondi necessari per l'acquisto di un elettrocardiografo. Dunque il Comune intanto consegna 500 mascherine. Gli operatori sanitari, grazie per la vicinanza, dichiarano per l'appunto. A Todi invece, nessun contagiato alla casa di riposo, un tablet per i contatti. Il presidente Severi: ci siamo mossi in anticipo e prese tutte le precauzioni, visite vietate, ogni anziano un dispositivo per comunicare con i parenti. Abbiamo predisposto una stanza per le emergenze, dichiara ancora Severi, stiamo lavorando per allestire spazi anche per i malati di Alzheimer per quanto riguarda i prossimi progetti della casa di riposo Tuderte. Città di Castello, 7.000 mascherine per la sanità, dai privati una mano decisiva. Il sindaco Bacchetta, la regione altrove le ha distribuite gratuitamente, dichiara per l'appunto. Muzzibetti, donazione e visita del vescovo Cancian per gli auguri pasquali intanto. Poi USL 1, la RSA chiusa per il coronavirus ad Umberti, decalati in modo drastico le richieste di ricovero, il PD prima e poi la Civica Umberti partecipa, avanzano dubbi proprio sulla questione. Intanto la testimonianza del vice ministro Anna Scani, Covid, tanta paura, ma ora è riuscita a guarire. Trestina, furgone fuori strada, ferito il conducente. Poi ancora le fuori di clausura che aprono una pagina Facebook, la badessa del monastero di Santa Veronica, Madre Giovanna, abbiamo anche bisogno di parole condivise che portino speranza, si legge per l'appunto. A Gubbio invece pronti 3 milioni per la Casa della Salute, il coronavirus ritarda la riconversione dell'ex ospedale, slitti il bando per l'assegnazione dei lavori previsto per aprile. Dunque, mentre la biblioteca non va in quarantena, alla Sperelliana c'è il servizio digitale, resta aperto in modalità agile ed è di facile consultazione per gli utenti. Schegge Pascelupo, raccolto l'invito Avis, crescono le donazioni. Ancora Gubbio, pari opportunità, il centro è aperto dunque per quanto riguarda questo servizio a Gubbio. Gualdo Tadino, giochi delle porte, il palio di primavera a giugno non si farà. Il presidente Frappini, vista la situazione del momento, non è stato possibile nemmeno individuare una data diversa. Preoccupazioni per settembre, si accavallano troppe iniziative, dichiara sempre Frappini per quanto riguarda poi la festa gualdese dei giochi delle porte settembrina. Emergenza coronavirus, unità di crisi contro l'epidemia, Nocera Umbra, sindacato pronto a collaborare. CIGE, CISL e UIL preoccupate delle conseguenze, danno la disponibilità al sindaco. Ancora Foligno, l'azienda Muzzi dona uova di Pasqua e Colombia, protezione civile, ospedale e case di cura. Sono stati consegnati ieri mattina 1200 pezzi per un valore commerciale di 25.000 euro per l'appunto, che alcune foto che testimoniano proprio tale donazione alla Procif. Intanto positivi al Covid, monitorati a domicilio a Gualdo Cattaneo. In azione la nuova unità formata dal dottor Alessio Gamboni e dall'infermiera Tiziana Fancelli, si legge sempre sulla pagina Folignate del Corriere. A Spoleto simulano emergenza sanitaria.
area multati dalla polizia. Una pattuglia della stradale ha intercettato un'auto che si dirigeva all'ospedale, ma poi ha cambiato direzione e l'ha bloccata. Il conducente non aveva il permesso di soggiorno e per lui è scattata la procedura di espulsione immediata. Mentre anestesista in missione alla rianimazione di Pesaro, la dottoressa Brozzi ha scelto di combattere il virus in prima linea, per l'appunto. Il saluto del sindaco, la ringrazio a nome della giunta, del consiglio e di tutta la città. Parliamo di Michelle Kimberly Brozzi, 34enne, qui in foto, che si è messa proprio a disposizione dell'emergenza andando proprio alla rianimazione di Pesaro, una delle zone più colpite dal virus, sicuramente la più del centro Italia per quanto riguarda le Marche, il pesarese in particolare. Spettacoli annullati, c'è tempo fino al 16 perché Dri Vouchers a Spoleto, ancora Norcia, associazioni donano termometri e mascherine. Dunque, andiamo a Terni, truffe online e spaccio resistono al virus. Il questore Masucci, reati, predatori crollati, la droga smerciata nelle case, anche il crimine in crisi per la chiusura totale, si legge nella sua intervista. Ancora a Terni, minaccia alla moglie, divieto di avvicinamento per un 58enne, decisione del GIP dopo le indagini della mobile, 3-2. Era già in corso la separazione, dunque, questo per quanto riguarda l'area ternana. Anche qui, sempre su Terni, mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi, l'ATER consegna i primi 5.000 pezzi. L'assessore fatale, ne abbiamo ottenute 20.000, le altre saranno distribuite gratuitamente tramite le farmacie comunali ai cittadini con più di 65 anni, dunque. Questo per quanto riguarda Terni. E poi, dai finanziari aiuti alle chiese di Polimer e Sant'Antonio, le fiamme gialle ternane raccolgono fondi con cui si farà la spesa per i parrocchiani bisognosi. Si legge per l'appunto sempre sul Corriere. Ancora a Orvieto, positivi due ragazzini a Castel Giorgio, Porano, 17 le suore contagiate. Resta critica la situazione nell'Orvietano dopo il coronavirus, dove il coronavirus continua a farsi strada. A Narni, aiutiamo gli studenti per gli affitti, il Consiglio Comunale impegna Sindaco, Anci e Regione Umbra sul tema. A Monte Gabbione invece l'auto sufficienza contro la pandemia. Nel piccolo comune, al confine tra le province di Terni e Perugia, i residenti hanno in casa tutto ciò che occorre. Non manca nulla, alimentari, farmacia, poste, forno, in paese i servizi essenziali. Unico caso di CUP comunale, non ci si deve spostare neanche più a Fabro per prenotare le visite. Davvero tutto autosufficiente e autogestito a Monte Gabbione. Questo dunque per quanto riguarda le notizie sul Corriere. Allora torniamo invece alla Nazione, sempre per fare il punto sui vari comprensori, ripartendo proprio dalla zona lacustre e partendo da quello che è successo proprio nelle ultime ore alla casa di Mario Draghi a Città della Pieve. L'incendio disturba la quarantena di Draghi, si legge. L'ex numero uno della BCE ha scelto questo angolo in Umbria per trascorrere il periodo di isolamento dovuto all'emergenza coronavirus, ma la sua casa è stata proprio vittima di un incendio. E poi ancora, bracconieri a pesca nel lago, pizzicati dai carabinieri forestali, levata una sanzione amministrativa di 4.000 euro alle due persone sorprese ad effettuare la battuta. Erano stati peraltro catturati circa 20 esemplari di carpa comune dal peso di ben 150 kg, dunque anche una pesca assai fulgida. Ad Assisi, Pasqua tra fragilità e speranza, lettera del Vescovo Sorrentino e celebrazione in diretta streaming a causa delle restrizioni per il coronavirus. La raccomandazione, approfittiamo per riportare nelle nostre case più preghiera e anche più parola di Dio. Questo uno stralcio della lettera di Sorrentino. A Bastia Umbra quest'anno la festa religiosa si trasferisce in rete, i sacerdoti saranno nella chiesa di San Michele senza pubblico, ma con appunto la possibilità delle dirette. Anche a Gubbio la settimana santa si celebra a porte chiuse, dalla parrocchia di Sant'Agostino tradizionale benedizione dei cibi via etere, tutte le iniziative della diocesi egubina. Si starebbe valutando un'eventuale iniziativa minimale a San Domenico, che e poi ancora Cristo e Madonna esposti solo per stare vicino ai fedeli, si legge sulla Nazione. Da Gualdo Tadino invece, negozi, il sindaco Presciutti tuona, tutto chiuso a Pasqua e Pasquetta. Il primo cittadino di Gualdo, dopo aver imposto l'uso di mascherine e guanti, emana una nuova ordinanza. Intanto procede spedito il servizio di sanificazione delle strade. Successo del mazzatinti alla Biennale dei Licei Artistici. Intanto per quanto riguarda la scuola egubina. Ancora Città di Castello, Muzzibetti, via i controlli, tamponi per tutti gli ospiti, mentre ad Umberti, di residenza sanitaria assistita, la USL sospesa ma non chiusa, il chiarimento dopo le polemiche per l'appunto. A Foligno, pronto soccorso mobile, staff medico a domicilio, abbiamo visto il servizio. La USL ha previsto l'impiego del personale ospedaliero della medicina d'urgenza per le visite a casa dei pazienti risultati positivi a Covid-19.
E poi ancora Terni, mascherine monouso, la città vuole proteggersi, fornitura della regione al comune, 20.000 pezzi dei presidi anticontagio, ma in furia la polemica, non bastano per tutti, il sindaco arriveranno, questo botta e risposta dunque. Ancora per quanto riguarda Orvieti invece, controlli serrati per Pasqua e arrivano le mascherine, guardia di finanza e protezione civile hanno già raggiunto centinaia di famiglie, indisciplinati intanto correvano non mantenendo le distanze, podisti multati dalla municipale, tutto ovviamente poi visto dall'alto dal sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, qui in foto per l'appunto. Vediamo allora le pagine dei comprensori anche dal Messaggero, che apre proprio con Gubbio, chiesa aperta subito alta tensione, si legge San Domenico accessibile domani e sabato, Don Giuliano niente bacio alle statue e distanze, si legge per l'appunto. Il vescovo Paolucci Bedini, rispettiamo le norme, nessun problema, dichiara sulla questione. Ancora incendio sul tetto di casa Draghi, operai subito al lavoro per i danni, successo a Città della Pieve. Gualdo Tadino, Pasqua lunedì, alimentari chiusi, Città di Castello, le suore riaprono su Facebook, Trasimeno, distribuzione bonus spesa, ecco come fare, e poi il cuore dei genitori di un bimbo del Serafico con la donazione fatta a Todi, invece super donazione per l'ospedale di 41 letti per la terapia intensiva, per l'appunto donazione da 100.000 euro dell'azienda Farchioni. Ancora altre notizie che arrivano da Foligno, Covid-19, nasce l'unità speciale ad elevato potenziale diagnostico, si valuteranno con visita a domicilio le condizioni dei pazienti positivi, le prime valutazioni sono iniziate dalla zona rossa istituita a Pozzo per l'appunto, mentre sempre nel Folignate, droga nascosta nel vano dietro la targa dell'auto, operazione condotta dai carabinieri locali, alle forze dell'ordine locali, e poi ancora per quanto riguarda altre notizie, andando invece a Spoleto, SOS rifiuti a San Nicolò il Verde attrezzato e mini discarica, l'appello dei residenti di via Mattarella, dai mattoni agli stracci il degrado avanza, prima dell'emergenza tante segnalazioni anche per le scorribande notturne, si legge per l'appunto qui proprio un tratto di via Mattarella e di San Nicolò per l'appunto. Le parole poi anche di Vincenzo Bianconi del gruppo misto, il coronavirus deve spingere la ricostruzione per quanto riguarda il post sisma, e poi amici a quattro zampe, non posso abbandonare i gatti, si legge, l'emergenza sanitaria che ovviamente riflette anche sugli animali. Terni, suore positive, il Papa invia l'elemosiniere, situazione difficile al convento di Porano, le sorelle ammalate dopo gli ultimi tamponi sono 17. Il vescovo Conrad ha portato 1.000 mascherine donate dalla Caritas cinese e ha voluto fare visita anche al cimitero, in foto ovviamente Papa Francesco. Giove intanto, altro picco di positivi e ora si rischia la zona rossa. Parca, la regione sta decidendo, dunque queste le parole del sindaco Alvaro Parca di Giove. Prende pugni e schiaffi la moglie davanti ai loro tre bambini, divieto di avvicinamento alla donna che è riuscita a denunciarlo dopo aver subito la violenza per ben 3 volte. Matteo, sfida al virus, vado a Bergamo. Il giovane medico parte con la Croce Rossa Italiana, non sono un eroe, è il mio mestiere, dichiara per l'appunto. Queste le parole da parte di Matteo, nome di fantasia, lo chiarisce il Messaggero per tutelare la privacy. Ancora in prima linea Mattia, il guerriero con il camice verde che va nelle case a fare i tamponi Covid. Qui parliamo invece di Mattia Nunnarelli, infermiere dell'ASL Umbria 2, e dal 3 marzo che l'infermiere si occupa di fare i test diagnostici, nessun paziente è rimasto mai solo. Queste le storie anche di chi combatte proprio davvero sul posto il virus, anche come abbiamo visto in regioni flagellate come la Lombardia. E poi ancora a Terni, lo sguardo di un figlio per l'abbraccio mancato, con le rolletta, un cancello e il telefono, così si comunica ai tempi del Covid-19. Le passeggiate sul piazzale diventa l'occasione per tornare a guardarsi. Il padre Ruggero, classe 25, gli fa coraggio, basta stare distanti e tutto passerà. Si legge dunque per
E quanto riguarda questa storia che arriva da Terni. Ancora in cattedra le lezioni online dividono i prof sulla loro efficacia, acceso dibattito tra docenti rispetto al ruolo e alla missione che deve avere la didattica, tutti promossi ma gli insegnanti bocciano il ministro Azzolina. I ragazzi devono essere valutati, ma c'è chi difende proprio il ministro, va vista come una cassa integrazione. Si legge per l'appunto sul Messaggero. E allora chiudiamo così questa prima parte abbastanza ampia di rassegna di questo nostro appuntamento con TRG Mattina, dedicata di fatto praticamente solo al coronavirus. A breve torneremo con la seconda parte, in primo piano gli appuntamenti con la cultura e spettacoli, di fatto tutti online da seguire, e poi anche lo sport. Restate